Chiamerei l'azionista Grillo. Si può far quadrare i conti in una maniera straordinaria, lo sappiamo tutti. E quindi secondo me, la mia impressione, ma non ho le prove adesso per portarlo, il debito è molto più alto, saremo sui 45-50 miliardi, ma non ho le prove per dirvelo. Va bene. I ricavi sono in diminuzione del 6,3% rispetto al 2008 ed è previsto un ulteriore calo del 3% nel 2010. E dopo aver ceduto quasi tutti questi 10 anni, dalle partecipazioni estere, agli immobili, a società innovative come Telespazio, Italtel, Sirti, si annuncia così, con una calma tranquilla, di vendere anche il 50% di Telecom Argentina. Si parla di investimenti nei prossimi anni, quando la rete è un colabrodo, io ci lavoro, sono diventato così, con le mie forze di 4 amici, siamo diventati, ve lo dico così per mio scrupolo, siamo nei primi 10 blog del mondo, quindi ci lavoriamo, sappiamo come gestirla, sappiamo come usarla la rete, che loro la stanno scoprendo, perché quando io ho scritto una lettera a questo signore qua, che io ero convinto veramente di questo signore qua, un po' Bernabeu, ho detto entra al posto di quelli che c'erano qua, era un po' un sorso d'aria fresca, ho detto entra uno che aveva già le idee di vendere ai tedeschi, poteva essere un'idea, ho detto non sarà come gli altri. Ma in effetti non è mai stato come gli altri, ma non ha mai fatto un nome degli altri. Non ha mai detto niente, si è sempre limitato a stare nel suo posto, senza mai entrare in collisione con quelli che hanno disintegrato e spolpato questa azienda. Si parla di investimenti nella banda larga. Ora vorrei fare una specie di esercizio da ragioniere. Ecco, da ragioniere. Se la Telecom in questi 10 anni ha venduto quasi tutte le sue partecipazioni, i suoi immobili, e persino le centrali telefoniche, ce n'era una in vendita su eBay, una centrale vostra telefonica in Sardegna a 650.000 euro in discrete condizioni, neanche buone. Beh, lo so che lei non c'entra. Ora, se avete diminuito i ricavi, insomma, il valore del titolo, nonostante tutto questo, il debito è rimasto lo stesso di 34 miliardi, che avete spolpato tutto. La domanda da ragioniere che vi pongo è: dove sono finiti i soldi? È semplice. Chi ha distrutto la più importante azienda italiana nel campo dell'innovazione, costruita con le tasse di generazioni di italiani? Dove sono finiti i soldi? Dove sono finiti? Ve lo dico io dove sono finiti, è semplice, lo sapete meglio di voi, meglio di me. Sono finiti in stock option, sono finite in stock option milionari, in dividendi agli azionisti del Salotto Buono, che hanno spolpato viva la Telecom. È necessario fare un'indagine, ecco questo io sono venuto a dirvi, fate un'indagine sul management degli ultimi 10 anni, prima del loro ingresso in Telecom e quando sono usciti, prima dello spolpamento, e guardate il loro stato patrimoniale, prima e dopo, così vi rendete conto di che cosa siamo andati incontro in questi anni. Signor Grillo, scusi, manca un minuto. Sì, ho finito. Per verificare le operazioni che hanno condotto in questi anni a cessioni del patrimonio Telecom, il più grave danno economico per il futuro è legato all'innovazione procurata a questo paese. Gli azionisti, i lavoratori, le generazioni future stanno già pagando il conto. I responsabili di questa catastrofe vanno puliti, vanno puniti e perseguiti. Bernabeu è una persona che stimo, ma non ha fatto quello che una persona con la schiena dritta avrebbe dovuto fare: denunciare Colaninno, Tronchetti, Buora, Ruggero, scandalo delle false fatturazioni di Telecom e delle loro azioni, dei loro enormi guadagni in un caso di uso privatistico dell'azienda, lo spionaggio ai danni di decine di migliaia di persone fatto da dipendenti Telecom e il manager non sapeva niente, il decadimento dell'immagine di questa società, chi la paga? Colaninno e Gnuti hanno intascato una plusvalenza di 1,5 miliardi quando hanno ceduto al Tronchetto dell'infelicità l'azienda.
Grazie. È immorale che siano state distribuite stock option milionarie mentre migliaia di persone perdevano il lavoro. E vi dico un'altra cosa, bisogna fare una legge che non si possono distribuire i dividendi se il debito supera del 50% l'utile, perché è una pazzia. Qualsiasi media e piccola impresa avesse un debito del 30% superiore all'utile chiuderebbe domani mattina. Grazie. La Telecom è morta e per salvare Telefonica, forse Telefonica. La banda larga, abbiamo la banda larga più stretta d'Europa. La banda larga più stretta, abbiamo 35 famiglie su 100. Grazie, azionista centrale. Collegate solo in Lombardia. Se la ringrazio, solo ma in Lombardia. Perché avrei di concludere. Quindi, per finire, noi siamo dietro la Polonia e dietro la Romania, siamo ultimi della scaletta europea come accesso alla banda larga. 800 milioni destinati alla sopravvivenza, all'innovazione tecnologica di questo paese sono stati depistati da questo governo, non da loro, da questa politica infame. 800 milioni sulla banda larga e hanno messo una tassa sulle memorie digitali, va bene? Quindi questo paese è destinato a fallire come questa azienda. Quindi io vi dico, vendete a qualcuno, a Telefonica che è lì, vendeteli, date le dimissioni e con Bernabé ci vediamo a Vipiteno sulla panchina con i piccioni. Grazie a tutti. Grazie. Chiamo l'azionista. Fate centrare! Oggi il tuo intervento all'Assemblea degli azionisti Telecom è fuori la manifestazione dei dipendenti. Cosa possiamo dire di cosa sta succedendo? Beh, non vedi, c'ho la fascia luttuosa, sono andato a fare una commemorazione dell'azienda, ce la siamo giocati. Andiamo lì, vieni. Facciamo due cose. Andiamo lì. Non è che sono andato a fare uno show, ho detto due o tre cose ormai banali che sanno tutti. Abbiamo fatto una commemorazione funerea ad un'azienda che noi ci ridiamo sopra, ci facciamo anche qualche battuta, ma è la più grande azienda di telecomunicazioni del nostro paese, è la prima azienda del nostro paese. Io ho fatto una proposta, ho detto due dati, insomma, un'azienda che è sempre più piccola, il perimetro dell'azienda si restringe e il perimetro dei piccoli azionisti si allarga. Ma le ipotesi concrete sul futuro quali sono? L'ipotesi concreta è innanzitutto eliminare le stock option, mettere un tetto agli stipendi, ai manager. Un manager non può guadagnare 400 volte un suo dipendente. Questo è se una società ha più debiti, ha il 50% di debiti in più dell'utile, non può dare dividendi e stock option. Qualsiasi media piccola impresa che avesse più debiti dell'utile del 30% chiude domani mattina.